Ciao a tutti, oggi facciamo una ricetta di pesce, ma ha tre peculiarità. È molto veloce, è molto economica e utilizzeremo solo una padella. Possiamo dire che gli ingredienti sono mediterranei per eccellenza, veramente. Utilizziamo tre filetti di merluzzo, ma va benissimo anche il branzino, l'orata o il nasello. Serviranno una decina di pomodorini sherry o pachino e del basilico fresco, io ho utilizzato quelli del mio orto. Una cipolla, poi aglio peperoncino a piacere, una manciata di olive taggiasche, sale, pepe e olio extravergine di quello buono. Prendiamo una bella padella spaziosa con un bel fondo che tenga la temperatura. Queste sono fantastiche, marca e modello le ho messe in descrizione. Ci mettiamo dell'olio extravergine, peperoncino e se volete l'aglio. Mentre si riscalda la padella col nostro olio e peperoncino, tagliamo una cipolla. Anche la cipolla è a piacere se mettiamo l'aglio, però la cipolla addolcisce moltissimo le salse con il pesce, quindi io vi consiglio di metterla, anzi vi consiglio di metterne anche un po' abbondante e di cuocerla molto bene prima di mettere il pesce, quindi facciamola rosolare bene. Ecco, qui ho fatto una cavolata, non bisogna mai usare attrezzi di ferro dentro nelle padelle antiaderenti, mai. Quindi o legno o plastica. Mentre la nostra cipolla rosola tranquillamente, tagliamo a metà i nostri pomodori pacchino. Questi sono del mio orto, quest'anno sono venuti veramente buonissimi, belli sodi. Io in genere ai pomodori così piccoli non sto lì a tirar via i semi e la pelle, io li mangio anche così, però se volete tirargli via la pelle. Quest'anno la mia produzione di pomodori è eccezionale, veramente, sono soddisfattissimo. Aggiungiamo dunque i pomodori alla nostra cipolla che nel frattempo è rosolata. Rosoliamo i pomodori insieme alla cipolla, alziamo un po' la fiamma e cerchiamo di fargli fare più acqua possibile ai pomodori. Quindi possiamo già anche salarli e mettiamo anche un po' di pepe. Con il cucchiaio li schiacciamo anche un po', così li aiutiamo a disfarsi prima. Ma attenzione, se volete che questo sugo venga buono, il pomodoro deve essere scottato, non deve essere stracotto, deve conservare il suo sapore fresco. Per questo motivo cerco di fargli tirar fuori il suo sugo nel più breve tempo possibile. Dunque, come dicevamo, aggiungiamo subito il sale, il pepe e un goccino di acqua, che aiuterà molto a fare subito un bel sughetto. Faccio notare che siamo in presa diretta, quindi per fare questo sughetto serve esattamente il tempo che state vedendo. Aggiungiamo anche le olive taggiasche e un po' di basilico fresco. Volendo è a piacere, è possibile aggiungere anche dei capperi o dell'origano. Un'acciughina nel soffritto può sostituire il sale e darà un po' più di sapore. In ogni caso, visto la presenza delle olive, andateci piano con il sale. Ad aggiungere il sale si fa sempre in tempo.
Questi sono tre filettini di merluzzo surgelati, scongelati, deliscati, e gli ho tolto anche la pelle. Potete farvi togliere dal pescivendolo la pelle a qualsiasi tipo di pesce, molto indicato anche il branzino e l'orata. In questa cottura molto saporita è sufficiente piegare a portafoglio il nostro filetto di pesce. Così non si romperà, non si disferà e si presenterà molto bene. Infatti, presentare un pesce così tenero, tutto disfatto, non è bello. Adagio i miei tre involtini nella padella facendogli un po' di spazio. Bene, ci siamo quasi. Sempre con il fuoco un po' vivace, copriamo con il coperchio per 3-4 minuti, non di più, eh. Il pesce rilascerà un po' della sua acqua, ma noi dobbiamo ogni tanto bagnarlo con il sugo che abbiamo nella padella. Ma mi raccomando, non giratelo, non spostatelo. Ed ecco che in meno di 6 minuti, dalla padella al piatto pronto. Ora serviamo il nostro pesce nel modo preferito. Come vedete, il pesce ha mantenuto la sua forma, senza stuzzicadenti, involtini, arrotolamenti vari, semplicemente con la cottura. Lo copriamo con i pomodori e le olive. E per ultimo aggiungiamo il sughetto sopra, che è squisito. Qualche foglia di basilico fresco completerà il nostro piatto. Anche un filo di olio extravergine di alta qualità ci starebbe benissimo. E sul tavolo non fate mancare delle buone bruschette. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero che vogliate provare questa ricetta, perché è davvero facile, veloce e favolosa. Vi invito naturalmente a lasciare un like, dopo tanto lavoro fa sempre piacere. E vi invito a condividere il video nei social con i vostri amici. E iscrivetevi al canale, così più avanti vedrete qualcun'altra delle mie ricette. Grazie per la visualizzazione.